si è svolta presso il Centro Culturale Aldo Moro ed è stato organizzato dall'Associazione Abruzzo da Mare e dal Comune di San Salvo la presentazione del libro del professor Emiliano Gian Cristofaro dal titolo Caramoglia, storie e lettere a casa di emigranti abruzzesi. L'incontro è stato introdotto dal giornalista Orazio Di Stefano, seguito da un applauditissimo intervento dell'assessore alla cultura, professor Giovanni Artese. Un libro, questo, che ci coinvolge in pieno nell'avventura e che io ho trovato molto molto interessante, pur non essendomi effettivamente mai interessato specificamente del fenomeno migrazione e migratorio. Un libro che, insomma, ci tocca profondamente e ci pone una serie di interrogativi anche sull'oggi e sulle prospettive della nostra società, io ritengo. Non so se poi lei sarà d'accordo, ce lo dirà. Dunque, e poi è un libro che non è un libro tradizionale sul tema, cioè un saggio classico, l'emigrazione. È un libro che è costruito, come dice già il titolo, sulle lettere degli emigranti, Caramoglia è una storpiatura che viene dal dialetto chiaramente, e sulle testimonianze che l'autore ha raccolto di prima mano, quindi ha lavorato su documenti assolutamente di prima mano e su questi ha costruito il volume. Tra i contributi della serata da segnalare gli interventi dei consiglieri regionali Antonio Prospero e Franco Caramanico, membri entrambi del CRAM, Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo. Il CRAM è una grande organizzazione, purtroppo alcuni consiglieri regionali non ci credono e hanno proposto pure l'abolizione. Il CRAM, sotto la gestione Caramanico, Prospero e Chiavaroli, ha dato un indirizzo diverso. Noi abbiamo, al contrario del passato dove c'erano qualche milione di euro, c'è disponibile solo 120.000 euro, di cui più della metà viene speso per fini sociali, per il rientro delle sale di chi non ha avuto fortuna all'estero, e per spese sanitarie, specialmente in Venezuela, che viene fatto in sintonia con la nostra ambasciata a Caracas. E quei finanziamenti a pioggia che si davano in passato non vediamo più. Quindi noi tutte le lire che spendiamo, gli euro adesso, sono centellinati e vengono rendicontati. Quindi diciamo che abbiamo dato un'impostazione diversa, senza criticare mai il passato, perché chi fa politica, l'amministrazione continua sempre. È chiaro che oggi parlare di immigrazione è diverso che parlarne due o tre anni fa. Già due o tre anni fa l'atteggiamento era diverso, e anche l'atteggiamento del CRAM era diverso. Allora c'era più una politica tendente un po' all'assistenzialismo rispetto specialmente ai paesi del Sud America, mi ricordo negli anni 2000, 2001, dall'Argentina, anche io mi adoperai come sindaco a cercare delle opportunità di lavoro per farli tornare. La stessa cosa che diceva Domino Brosa, la regione rispetto al Venezuela, cominciò a pensare a delle forme di assistenza per assicurare il servizio sanitario. Era un'altra mentalità, era un'altra realtà che è stata stravolta nel corso di questi anni, perché oggi, se andiamo a vedere quei paesi, l'Argentina e il Brasile sono dei paesi che hanno una crescita del 6-7%, e oggi se vogliamo dare una possibilità di occupazione, io perlomeno mio figlio mi parlo sempre di questa possibilità, forse dobbiamo orientarci verso il Brasile, verso l'Argentina, che hanno questa crescita. Quindi diciamo che l'impostazione è completamente diversa. Seguita con molta attenzione anche la relazione dell'autore, professor Emiliano Gian Cristofaro. L'Abruzzo è stato sempre un popolo di emigranti, ricordava la transumanza, quando per sei mesi all'anno, è un'immigrazione, se si vuole, pendolare, stagionale, quando sei mesi all'anno i pastori abruzzesi emigravano soprattutto dalla montagna per raggiungere il cavaliere delle curve, e quindi era anche questa una forma di emigrazione con tutti gli svolti economici e culturali che questo pendolarismo comportava. Cioè, non devo ricordare che certe Abruzzo, 5, 6 secoli fa, fino a quando non c'è stato l'affrancamento del tavoliere delle Puglie dopo l'Unità d'Italia, aveva la sua economia basata sulla pastorizia, sulla comunità.
un'economia pastorale, che non bisogna pensare come un'economia fatta così di pastori trasformati. Era una vera e propria economia. Come vi spiegheresti certe emergenze architettoniche, certe emergenze che vediamo in paesi come Scanno, questo Costanzo, vero? E via di seguito, se non nella ricchezza che l'economia pastorale può portare dal punto di vista economico, dal punto di vista commerciale. La via degli Abruzzi era la via che da Sulmona, L'Aquila, fino a Firenze, vero, dribblando le paludi pontine, proprio lo stato pontificio, perché erano paludi, erano il commercio della rana, la ricchezza di questi paesi, basata appunto sulla transumanza delle pecore in Puglia, e quindi ricchezza che il porto crolla quando, dopo l'Unità d'Italia, con l'affrancamento del tavoliere delle Puglie, tutta la montagna entra in crisi e la prima forma di emigrazione comincia proprio dalla montagna abruzzese per poi toccare anche i paesi del litorale, no?